ma siamo già in diretta? Ma buongiorno, scusate, stavo sistemando i denti a Pasquale. Non ha fatto la detartrasi dopo la mangiata di oggi domenicale? Però non importa, per fortuna è qui con noi oggi. Ieri era impegnato nel sottofondo marino, ma oggi è tornato qui in diretta per voi. Fa un bel saluto, Pasquale. Hai pedalato ieri e oggi? Hai pedalato un pochino, perché si sa, lui è un gran ciclista, gran fondo squali, giustamente, è un ciclista, ma da quest'anno è anche mascotte soltanto per WISP, per i campionati di ginnastica artistica. Con me Luca Ercolessi, presidente di Atletica 75. Un saluto alla diretta Facebook. Che cosa ci dici di questa prima tornata di campionati? Prima fammi abbassare per scuola. Oh, che okay. Aspetta che asciugo la lacrimuccia. Perché è andato tutto molto bene, sono stati 4 giorni molto intensi, pieni ginnastica, bambine, palazzetto sempre pieno di pubblico, è stato, il sole è bellissimo, quindi ragazzi sono stati, penso, molto contenti di venire a Cattolica. Quindi possiamo dire che il primo weekend è andato benissimo, scivolato bene, troppo fisiologico, qualche piccolo ritardo, perché le bambine sono talmente tante, certo, che abbiamo comunque svolto tutte le gare nel miglior modo possibile, premiazioni, tanti campionessi nazionali, tante medaglie, tutte contente. Benissimo, quindi siamo pronti e carichi per il prossimo weekend, ricordiamolo. Io vi ringrazio tutti e vi do appuntamento al prossimo weekend, giovedì, venerdì, sabato e domenica, altri 4 giorni intensi pieni gare, con bambine forse questa volta un po' più piccole, dagli 8 anni in avanti, quindi saranno... Dai 4 anni suggerisce l'operatore, no, è una cosa straordinaria, dai 4 anni, cioè, dalla qualcuna, comunque, vabbè, qualcuna io dobbiamo mi mantenevo un po' più su. Comunque veramente saranno bambine piccolissime e quindi sono molto simpatiche, simpaticissime. Bene. Io vi saluto, lasciami fare bene, l'ultima grazie, cosa, volevo certo ringraziare Diana per queste dirette e lo faccio in diretta. Ah, ma grazie, grazie mille. Anche il fiore dei campionati, regaliamo grazie a tutte le ragazze, alle vincitrici, alle campionesse italiane. Grazie campionesse mille italiane della diretta Facebook. Grazie, grazie mille, apprezzo moltissimo, grazie. E ora io, Pasquale, ti darei in mano lo scettro del potere per portare i nostri amici che ci stanno seguendo in diretta, ricordiamo, sulla pagina WISP nazionale, in giro un po' a vedere gli ultimi esercizi della giornata di oggi. E poi io vi aspetto qui con un ospite d'eccezione. Vai, Pasquale! Ciao Pasquale! Dai Pasquale! Vai Ita! Ciao Pasquale!
Attenti, è un bel piede. Bene, eccomi di ritorno. Pasquale, bentornato. Ti è piaciuto fare un giretto fra le ginnaste? Vero, bene. Allora, Pasquale, sii gentile e fai un vero saluto da squalo al nostro ospite di eccezione, Vincenzo Manco. Vediamo il saluto. Ah, perfetto, il saluto da squalo, ottimale, benissimo. Allora, Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di WISP Nazionale. E io vorrei chiedervi questa cosa: ho visto su tante magliette della WISP che sono 70 anni, lo slogan, diciamo, il motto 70 anni per il futuro. Cosa ci dice e che cosa si auspica per i prossimi 70 anni di WISP? Intanto abbiamo scelto 70 anni per il futuro perché la WISP nasce nel 1948 guardando proprio al futuro. Nel 1948 viene promulgata la Costituzione italiana, noi nasciamo, la WISP è una gemmazione di un'organizzazione della resistenza, della lotta di liberazione, e già lì ci sono, come dire, le basi per poter immaginare un'organizzazione sportiva che poi si realizza appunto con un congresso costituente fatto proprio a Bologna nel settembre del 1948. Quindi noi siamo, come dire, destinati con il nostro DNA a guardare al futuro. Che cosa immaginiamo nel futuro della WISP? Come sto dicendo tutte le volte che mi fanno questa domanda, la WISP deve immaginare di conquistare la piazza, non soltanto come in questi due giorni che io ho vissuto, tra l'altro anche in modo bello, gioioso. Ho visto lacrime di gioia, ho visto lacrime chiaramente di tristezza per la sconfitta, però ho visto anche grande passione, grande fair play, grande correttezza, e oltre che, diciamo, continuare a occupare quelle che sono l'impiantistica, quella che è l'impiantistica sportiva, diciamo, delle varie discipline, la WISP deve essere capace di stare in piazza, di stare a contatto costantemente con le persone, costruire opportunità di pratica sportiva, attività motoria, costruire una cittadinanza capace attraverso la pratica sportiva di essere buon cittadino. Buona cittadina, buon cittadino, e quindi costruire una comunità che guarda al futuro, che deve essere una, per la WISP, una comunità solidale, una comunità inclusiva, una comunità che possa in prospettiva per altri 70 anni, noi sicuramente, voglio dire, per l'età almeno che abbiamo, ma non parlo per me, non la vedremo, ma sono certa che la WISP sarà ancora protagonista per costruire sempre un mondo migliore attraverso lo sport, attraverso lo sport. Bene, allora un ottimo auspicio per i prossimi 70 anni di WISP. Noi ringraziamo Vincenzo Manco, io delizioso, un saluto di Pasquale a una piccola, perché Pasquale è, ricordiamolo, è lo squalo dei bambini e dei grandi. Grazie mille. Io allora in quest'ultima giornata di weekend vi saluto, vi faccio salutare Pasquale, ci tengo, vieni Pasquale, vieni vicino a me. Ci tengo a ringraziare sicuramente il patrone della Gran Fondo Squali, Filippo Magnani, Ivan Cecchini e Velo Club Cattolica per questo grandioso prestito di Pasquale come mascotte anche dei campionati nazionali WISP, e noi ci vediamo il prossimo weekend con delle gare straordinarie. Un bacio a tutti, grazie!